Marco Bellocchio è qui, di riraccontarci, poi però sentiamo anche la sua versione, l'esperienza che tu hai vissuto con il giovane allievo del centro sperimentale Marco Bellocchio. Io racconto la mia versione dei fatti. Poi Marco, che è qui, lo è saluto qui. E l'abbraccio, ma veramente con tanto affetto, dirà la sua. Dunque, mi trovai davanti un ragazzo che quando andava sulla fatidica pedana a recitare una scena, una qualche cosa, ce la metteva tutta, ma era anche bravo, trovava delle sfumature, delle intonazioni, delle pause giuste, ma era evidente che si vergognava come un ladro a stare su quella pedana. Cioè, era evidentissimo. Allora c'erano queste cose dell'actor studio, per cui recitavi di spalle, recitavi di tre quarti, cercavi di fare il possibile per non farti vedere in faccia mentre recitavi. Però, sinceramente, Marco esagerava. Però mi piaceva. Sentivo un'intelligenza vera che gli rodeva il ciriveggio. Per cui un giorno lo chiamai in disparte e gli dissi: senti Marco, ma mi sembra che tu non è che sii così lieto di calcare le scene. Mi disse: senti professore, io non voglio fare l'attore, voglio fare lo sceneggiatore. E allora dico: perché hai fatto domanda per attore? Non so la risposta che mi diede, me la ricordo. Comunque, o mi accennò, o mi raccontò, ora direi una sciocchezza perché non ricordo esattamente, mi raccontò un soggetto, qualche cosa. Andai a parlare col direttore e disse: rendiamoci conto che abbiamo un attore sprecato. E così il direttore se ne rese conto e lui passò in regia. Ecco, ora se volete ascoltiamo la versione di Marco Bellocchio. Beh, un bel regalo comunque al cinema. Ma penso che sostanzialmente di condividere la tua versione, non magari con altre parole, anzi mi colpisce il fatto che tu ti ricordi più di quanto non ricordi io, insomma. Però è vero, perché ormai anch'io sono anziano, è chiaro che molti mi chiedono: ma perché non hai fatto l'attore? Perché, e la risposta è quella di Andrea Camilleri, insomma, che capì che era meglio che facevo un altro mestiere, ecco. È chiaro poi dopo che lì ci sono delle sottigliezze, nel senso che uno magari proprio ecco, mi ha colpito questo verbo vergognarsi, sì, perché da una parte mi danno spesso del narciso, dell'esibizionista, però mi vergognavo di stare sul palcoscenico, insomma, non era il mio... Però io amo molto gli attori, li amo molto, credo di aver sempre con loro un rapporto profondo, diverso uomo da donna, perché con le donne è diverso, però anche con gli uomini, insomma, il rapporto è di un intuito reciproco, per cui ci si capisce senza parlare troppo, ecco. E anche a me ho già finito, non parlo più, ecco, io ho sempre ammirato Andrea Camilleri e coloro che intrattengono il pubblico. Ci sono delle persone che sono bravissime e potresti ascoltarle per ore e ore, perché hanno la capacità di comunicare col pubblico, e sono non solo gli attori. Per esempio Andrea Camilleri, che non è un attore, però è,
straordinario nel saper comunicare col pubblico, cosa che io non sono capace di fare. Grazie.